Ciao, quest'oggi vi accolgo con un video molto veloce e soprattutto con una review confronto perché mi sono resa conto che in questo periodo è un po' impegnativo, quindi non potrò dedicare tanto tempo a YouTube. Quindi, visto che avevo acquistato delle cose e volevo fare delle review insieme, ma non mi è possibile, allora ho detto perché non fare delle review singole e anche magari dei confronti. Iniziamo questa avventura di nuovi review. Oggi, visto che devo anche partire per andare a festeggiare mio cugino in quanto lunedì si laurea, sono contenta per lui. Auguri, cugino. vi parlo di questa grande, immensa novità che oramai ha sostituito tutti i miei prodotti labbra, che sono i Revlon Just Bitten Kissable. Io li sto adorando e non vi nascondo che appena ritorno qui a Roma ne vado a prendere altri. Di questo prodotto, se non volete vedere questo video, vi lascio il link della review che ho già fatto sul blog. Facendo un ordine preciso, che cosa sono? Sono dei rossetti barra burro cacao, quindi oltre a regalare un effetto di colore alle labbra, danno anche un'idratazione alle labbra, quindi una cosa veramente positiva in un unico prodotto. Questi qui sono usciti dopo Clinique. Clinique è stata la prima casa a realizzare questo prodotto e devo dire che il prezzo secondo me è esagerato perché sono 19 euro. Contiamo ovviamente che è Clinique. In quanto voglio farvi la review specifica di Revlon, voglio farvi vedere per chi non si può permettere Clinique, Revlon, che sono brand comunque parecchio costosi. Vi faccio vedere questi confronti per spiegarvi anche che differenze ci sono e soprattutto come si comportano. Allora, partendo da Revlon, che è quello che mi interessava mostrarvi di più e che devo dire mi sta veramente dando delle soddisfazioni enormi, io ho deciso infatti di partire e portarmi solo questi tre, perché li adoro. Come si presenta il prodotto in sé? Si presenta ovviamente in questa confezione, in questo packaging a penna. C'è il tappo da levare e qui sotto la parte argentata e la parte da ricaricare, quindi girando esce il prodotto. Ci sono 2,7 grammi di prodotto, quindi ce n'è anche tantissimo, lo assicuro. E il primo che ho preso è stato questo qui, che è il numero 001 Honey Dance, che devo dire è un bellissimo rosa antico con un sottotono nocciola, quindi riprende benissimo il tono delle mie labbra, si sposa perfettamente, mi regala un effetto rosato, ma allo stesso tempo mi lascia le labbra comunque eleganti, naturali, ma colorate. E devo dire che idrata benissimo. A seguito ho acquistato quest'altro, che però ho preso da Limoni, il numero 010 Darling Cherie. Devo dire che mi piace tantissimo perché è questo rosa confetto mischiato a un lilla. In base a come la luce colpisce il colore cambia, quindi c'è questo leggero riflesso di rosa lilla. Mi piace tantissimo e devo dire che rende i vostri denti ancora un po' più bianchi. Infine ho preso questo magenta che vedete, è bellissimo, è un magenta veramente acceso ma rimane tenue in base a come l'ho andata ad applicare. Solo una passata regala già un effetto rosato, questo magenta quasi delicato. Piano piano andando a scurire ci si rende conto che è un fucsia con dei leggeri riflessi bluastri che sono bellissimi e devo dire che mi piace tantissimo. Questo qui è il numero 020 Lovesick Passion, devo dire che mi piace tantissimo, non pensavo mai di poterlo prendere, invece è un colore bellissimo, veramente molto bello e ve lo consiglio sia per chi ha la carnagione chiara sia per chi ha la carnagione scura, perché secondo me è un colore che va bene per chiunque, deve esserci proprio nel proprio kit personale di me. Come vi ho detto, idratano, resistono. La durata, devo dire che almeno per me, a me mi durano 3 ore precise se non mangio. Se mangio, basta che riapplico e è perfetto. La cosa che mi dispiace tantissimo di questi prodotti, di questo prodotto in questione, è che all'estero hanno fatto uscire 12 colorazioni e noi invece abbiamo soltanto 7 colorazioni, i soliti sfigati di turno. Unica nota negativa, che magari può essere negativa per tante persone, per me invece è una nota veramente positivissima, è che profumano di menta e quindi oltre all'idratazione e al colore avete questo odore sotto al naso di menta che è buonissimo e soprattutto una cosa che ho notato è rinfresca.
fresca, un prodotto perfetto da poter portare in giro senza problemi, è unico, davvero. Veniamo ad altri brand che possono aver creato questo prodotto e che magari può essere più accessibile per voi che volete acquistare un prodotto del genere che gli può assomigliare ma non spendere tantissimo. Dal prezzo più basso al prezzo più alto, quasi low cost. E anche Debbie se ne è uscita con queste penne. Devo dire che l'assortimento di colore non è male. L'unico pecca veramente di questo prodotto di Debbie è che non si può ricaricare, cioè va temperato. Il colore che ho preso io è questo arancio ed è il numero 10, Candy Orange. Devo dire che non è male perché è un rosa aranciato veramente bello, non c'è niente da dire, è molto molto bello. Poi me l'avete visto applicare nel primo tutorial utilizzando la palette Duochrome. Il colore non è male, anzi resiste, rende le labbra lucide, non ha il discorso dell'idratazione, quindi è più un gloss penna che un gloss burro cacao. Il prezzo è di 4,90€, quindi è quello un po' più accessibile. A seguire c'è stato Kiko con la collezione Lavish Oriental. All'inizio ero un po' scettica, infatti non sapevo se prenderle o no. Alla fine poi mi sono decisa e ho preso per prima cosa questo colore nude e poi questo magenta. Devo dire che non sono male, anche loro si presentano con il tappo di apertura, anche questi possono essere ricaricati da sotto. Devo dire che questo di prodotto non è male, ha una durata di 36 mesi, ci sono 2,80 grammi di prodotto, quindi ce n'è anche abbastanza. Unica pecca, se proprio vogliamo dirla tutta, è anche da tenere in conto comunque, è che anche questo è più discorso gloss colore e meno idratazione. Va riapplicato, il colore però devo dire resiste, ha una consistenza strana perché è quasi effetto burroso, però non così burroso da dover idratare. Il primo che ho preso è stato questo qui, lo 06. Come potete vedere è questo colore nude, è molto identico al mio tono di labbra, però vi assicuro che è bellissimo perché quando si fanno smoky oppure se non voglio andare pesante ma veramente un trucco molto leggero tipo come quello che ho oggi, posso applicare questo e sono a posto senza che applico un gloss. Il secondo che ho preso è stato questo qui, il magenta, perché ero insicura, avevo paura che non durasse e che anzi lasciasse chiazze di colore sulle labbra. Alla fine, grazie a una ragazza che me l'ha consigliato, sono andata a prenderlo. Devo dire che è un bellissimo colore. A differenza di quello però di Revlon, non è un magenta acceso che con dei riflessi bluastri all'interno, ma è un magenta scarlatto con dei riflessi veramente rosa, quindi rende veramente il colore rosa e lucido. Ultimo prodotto sono questi qui, che sono della L'Oreal. Anche L'Oreal se ne è uscita con questo prodotto a penna. Non è che tutti questi brand se ne sono usciti con gli stessi colori. Dove non c'è il colore che magari volevate, potete andarli a cercare in altri brand. Quindi questa cosa mi piace tanto. Però logicamente c'è da contare che in un brand trovate una cosa in più, in un'altra trovate una cosa in meno. C'è da dire che in questi di L'Oreal c'è molto il discorso di colore, gloss, prodotto sheer, ma non c'è idratazione, cioè quello proprio scordatelo. Però devo dire che i colori mi piacciono davvero tanto. Il primo che ho preso è stato questo qui, devo dire che mi piace tantissimo, è il numero 906 Jelly Ginger ed è questo color nude rosa un po' più sheer, un po' più satinato rispetto al nude di Kiko, quindi è un altro tipo di nude che posso utilizzare senza problemi e mi regala un effetto rosato davvero carino, elegante, sobrio. E la scrivenza non è male, è buona, però la durata dopo massimo 2 ore dovete per forza riapplicarlo perché di sicuro un po' di colore se n'è andato, a meno che non avete messo una matita sopra. Infine l'ultimo è stato questo qui, il 901, colore che non potevo non prendere perché è questo rosa corallo, è strano da descrivere perché è proprio un color sorbetto, infatti come già il nome lo dice. L'unica pecca penso che è un po' più un colore estivo che un colore invernale. Però è molto bello, in quanto la durata anche di questi prodotti non è male, è di 24 mesi, non vedo l'ora di utilizzarlo anche quando verrà l'estate del 2020.
2013, non vedo l'ora. È un colore fantastico che vi consiglio. E questo è tutto il video. Io spero vi sia stato utile per rendervi conto un po' della differenza e di che cosa stiamo comunque parlando. Come vi ho già detto, questi qui di Revlon oramai mi hanno veramente rapito il cuore. Vi ripeto che c'è anche la review sul mio blog, quindi se volete andare a vedere meglio gli swatch potete andare lì. C'è confusione, ovvio, non riesco mai a fare un video in santa pace. Io spero vi sia piaciuto questo video. Se scrivete qualche commento dovete aspettare che ritorno, quindi da martedì vi rispondo. Io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video e buon weekend ragazzi. Ciao!